Sono nata a lingua glossa, alle pendici dell'Etna. 10 anni fa, quando ho aperto il mio studio, se mi avessero detto che sarei diventata ambasciatrice Nikon, mi sarei fatta solo una risata. Sono diventata fotografa di matrimonio perché i matrimoni sono tutti diversi. Infatti dico sempre, ogni matrimonio ha la sua storia, la sua luce e anche i suoi luoghi. La Tonnara di Marzamemi è un posto molto caratteristico, dove si respira ancora l'aria della lavorazione del tonno. Se stai un po' in silenzio e riesci a sentire le parole dei pescatori. E poi qui in Sicilia i pescatori sono spettacolari, nel senso che parlano, urlano, diventano quasi degli attori. Amo fotografare i matrimoni perché mi piace raccontare queste piccole storie. Una coppia viene da me, mi parla della loro vita, mi parlano di loro, mi dicono che si vogliono sposare. E lì comincio a capire chi sono. Spesso le foto belle vengono quando non dici nulla. Quando sei lì, osservi che tutto accade, che tutto si muove da solo. In quel giorno gli sposi e i genitori sono carichi emotivamente, tante emozioni. Mi rendo conto che io mi nutro un po' delle emozioni che mi ritrovo a percepire delle persone fotografando. Oggi credo che la Nikon D850 mi aiuterà tantissimo nel mio lavoro. Purtroppo nei matrimoni non puoi scegliere la luce, devi scattare in quel momento e cercare di fare una foto più bella possibile e subito. È il momento che è importante. Anzi, la maggior parte dei matrimoni sono complicati da fare. Dico sempre, ragazzi, scattiamo, non vi fermate. Dico sempre, la foto si fa con i piedi, non con gli zoom. Lavoro mai da sola, da sempre. Lavoro con mio marito. E in due siamo una bella squadra. Userò tantissimo la raffica, perché non voglio perdere nessun momento tra di loro. Quando gli sposi sono in movimento, scendono le scale della chiesa, il lancio del riso, sono dei momenti in cui qualsiasi gesto, qualsiasi movimento, e la macchina mi segue. Mi piace proprio per questo. Mi scusi! No, fatti fare. E più, grazie! Di solito io sono molto timida, ho un carattere introverso, mi piace stare in un angolino, non amo stare al centro dell'attenzione. Durante i matrimoni mi rendo conto che divento un'altra persona. Quando impugno la macchina fotografica divento più forte. So come, a volte sono un po' autoritaria, riesco a gestirli, mi viene naturale, ma credo che sia la macchina fotografica che mi fa stare bene. Abbracciatevi! Voglio cogliere l'attimo, quell'istante in cui tutto sembra giusto. La fotografia è darsi, è avere, è uno scambio. Dai ragazzi, bravi! Durante la stagione dei matrimoni mi scarico facendo tanti servizi. Me ne vado sull'Etna per ricaricarmi proprio per questo motivo, per essere pronta a dare a qualcun altro.